Ciao a tutti, in questo video, come vi avevo promesso, vi farò vedere come caricare una cella al litio da 4,2 volt con un alimentatore da PC. Partiamo subito dallo schema e vi faccio vedere ancora per l'ennesima volta. L'alimentatore da PC ha queste tensioni 3,3 che è il filo arancio, 5 volt che è il filo rosso, 12 volt che è il filo giallo e poi ha un nero e un verde che sono l'accensione dell'alimentatore da PC. Poi ci sono altri fili, altri colori, per esempio il blu, però il blu col giallo dà un 24 volt, il blu col giallo, però ha una corrente molto bassa, tante volte mezzo ampere, 700 mAh. Invece le tensioni che adoperiamo noi, cioè il 12, il 5 e il 3, hanno un bel amperaggio. Dovreste guardare sul vostro alimentatore perché c'è scritto magari 12 volt, 15 ampere, 5 volt, 20 ampere, 3,3 volt, 12 ampere. E lì vedete la massima corrente che può erogare l'alimentatore. Allora, noi partiamo dai 5 volt dell'alimentatore e dobbiamo per forza scendere a 4,2 volt. Dunque io ho pensato di mettere un diodo di questi. È un diodo da 6 ampere e fa una caduta di tensione di 0,7 volt all'incirca, 0,708. Poi ho messo una resistenza. Allora, io adesso vi faccio vedere con la resistenza da 0,3 ohm. Ok, però potete mettere anche quella da 1 ohm. Logicamente con 0,3 ohm verrà caricato con una corrente più alta e da 1 ohm verrà caricato con una corrente più bassa, ci impiegherà molto più tempo. Però a batteria scarica con 3 ohm partiremo, adesso vedremo, con una corrente da sopra 2 ampere. Allora per quello che ho messo il fusibile da 2 ampere. Allora, il circuito è questo. Io ho fatto il diodo, ho fatto un deviatore che scelgo o questa resistenza da 1 ohm o questa qua da 0,3 più piccola. E poi ho messo il mio fusibile. Ho preparato due batterie, una che è quasi carica e una totalmente scarica. Adesso vi faccio vedere. Ora vi faccio vedere questa qua, che è già quasi carica. Vediamo quanti volt misura. Siamo già a 3,9 volt. Infatti io l'ho quasi caricata fino alla fine. E questa totalmente scarica per farvi vedere la diversità dell'assorbimento. Ok? Questa è 2,8. Partiamo da quella da 2,8. Ora attacco la batteria e vediamo quanti ampere assorbe. Andiamo subito a vedere. Siamo a 1,5 ampere, perché adesso non l'ho fatta scendere a 2,5, perché a 2,5 mi parte da 2 ampere. Siamo a 1,5 ampere, lei si sta caricando, ok, e stiamo lavorando con la resistenza da 0,3 ohm. Se io vado a cambiare la resistenza, ok, vedete, l'assorbimento diventa la metà, cioè con la resistenza da 1 ohm. Ora vi farò vedere un'altra cosa. Ora vi faccio vedere la tensione della batteria che si sta caricando. Tre, 6 e 30, 3,6 e 31, 32, 33. Vedete che sta caricando? Però vi faccio vedere anche un'altra cosa, che tra il meno e qua e l'alimentatore abbiamo 4,9 volt, i nostri 5 volt. Subito dopo il diodo abbiamo i nostri 4,2, 450. Il diodo è un po' caldino, tiene i suoi 1 ampere,
ampere qualcosa, e subito dopo la resistenza abbiamo il valore della batteria che sta caricando, cioè 3, 7, 13, 14. Abbiamo sempre, anche cambiando l'assorbimento, guardate qua, e passiamo a mezzo ampere, qua sul diodo abbiamo sempre i nostri 4,2 volt, perché il diodo fa la caduta di tensione, ci evita di superare i 4,2 volt. Caricando questa batteria non supereremo mai la tensione di 4,2 volt che si presenterà in questo punto. Dunque noi stiamo sicuri che più di 4,2 volt non andiamo. Vi faccio vedere un'altra volta. Qua abbiamo 3,6. Qua abbiamo quasi 5 volt, perché adesso sta chiedendo un po' di corrente e l'alimentatore si abbassa un po', e qua siamo a 4,2, 4,250. Più di questo non dà il diodo. Se cambio la resistenza, l'assorbimento passa a 1 ampere, tensione 4,9. Qua siamo 470, 471, e qua la batteria si sta caricando. Ok, ora vi farò vedere la batteria, quella già carica. Vedremo gli assorbimenti anche di quella, così capite un po' il funzionamento. Adesso questa, essendo già carica, infatti andiamo a misurarla. Diciamo che non arriva a 4,2 volt, però siamo a 3,9 confronto a quella che abbiamo caricato un po', che è questa, vediamo subito, 3,5. Si è arrivati fino a 3,5, siamo partiti da circa 2,8-3 volt. Adesso io collego questa, che è già quasi carica. Andiamo a vedere gli assorbimenti. Vediamo che all'incirca saranno più bassi. Siamo mezzo ampere con la resistenza da 0,3 ohm. Cambiamo la resistenza, siamo a 0,3, 300 mA con l'altra. Andiamo a vedere le tensioni. Allora, siamo 5 volt, perché vedete l'assorbimento è minore, e siamo a 4,3 qua. Meno di 4,3 non può, non va, non sale. 4,3 è ancora un valore buono per la resistenza, per le batterie. Calcola che dopo la resistenza praticamente vedete che siamo già a 4 volt dopo la resistenza. Quindi cambio la corrente, faccio assorbire un po' di più, mezzo ampere. Andiamo a misurare ancora la tensione. Siamo a 5,21. Qua siamo a 4,279. E la batteria, vediamo quanto è arrivata. 4,005,06. Ok, quindi con questo alimentatore potete benissimo alimentare una batteria da 4,2 volt al litio. In teoria una batteria da 3,6-3,7 che al massimo la potete caricare a
4,2, 4,25, anche 4,3 volt. Però caricando la 4,3 volt, 0,3 volt, la durata di cicli praticamente, i cicli di carica e scarica, diminuiscono. Sempre meglio caricarla sui 4,2 o anche un po' di meno, che durano praticamente la batteria, la cella fa più cicli. Ah, poi volevo dire un'altra cosa, nessuno vi vieta di collegare altre batterie in parallelo. Meno, più. Voi praticamente potete co collegare anche altre batterie in parallelo. Logicamente ogni batteria che collegate in più impiegherete il doppio del tempo perché metà corrente va di qua, metà corrente va di là. Potete attaccarne anche tre, caricarne tre alla volta. Userete la resistenza da 0,3 così scorre più corrente. Però ogni batteria che mettete aumentate il tempo di carica. Questo vale anche per il circuito che avevo fatto per quelle in serie con una tensione totale da 12,6. Voi potete benissimo metterne ancora due in parallelo, tre in parallelo e caricarle. Potete benissimo metterne ancora tre in parallelo a queste e il vostro circuito le carica. Anche qua ci impiegherà il doppio del tempo, ma potete caricarle. Poi vedrò nel prossimo video di riuscire a caricarne due in serie da 4,2, cioè 8 volt. Cercherò di trovare un sistema anche per quello. Penso di partire dalla tensione da 12 volt e poi abbassarla con dei diodi ancora. Se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.